Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic 95ita e bentornati nella Loblock più pazza di YouTube, accompagnati da Michelle. Oggi allenatori siamo qui per proseguire la nostra avventura perché nella scorsa parte quel bastardone di Violante ci ha mostrato chi se l'ha data al gambe. Anche allenatori, dobbiamo andare da Kyurem e se non sbaglio già in questo episodio potremmo sfidare Black Kyurem e White Kyurem o forse un altro po'. Non ci ho mai giocato, quindi non lo so. Secondo me ragazzi siamo molto vicini. Sta di fatto che dobbiamo andare sopra Grecalopoli, dove c'era quella fantomatica caverna che non si poteva entrare. Esatto, adesso sarà sbloccabile, ma anche oggi dovremmo battere tantissimi allenatori e io ottenere la chiave, la plasma chiave. Si può chiamare plasma. Chiave magnetica dovrebbe essere, se non sbaglio. Anche se, per esempio, su Perle e Diamanti si chiamava Gala Chiave, qui si chiama chiave magnetica. Michelle, praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo battere un po' di allenatori. Tu credo che avrai i teletrasporti, mentre io avrò la chiave. Come si invertono le cose. Esatto. E niente, vi vado a mostrare le fan art da parte di Christian Sagnibene, che ci disegna Abomasno e Typhlosion, e poi Lorenzo Cabigioso, che ci disegna Mega Lucario e Mega Blaziken. Tu sei già dentro, io arrivo. Ragazzi, prima cattura? Prima cattura? C'è da fare la prima cattura in questa grotta, quindi Michelle, crociare le dita e spera che ti vada bene. Aspetta, che prima di rifare la cattura c'è ancora sta roba. Io ragazzi utilizzo un repellente max. Mi raccomando, su quei pollicioni in su, voglio che spaccate il tasto dei mi piace. È veramente molto importante che supportiate tantissimo questa serie, ok? E iniziamo. Allora, repellente max io ne ho un bel po'. Sono già carico ragazzi, perché sarà una parte veramente lunga, lunga e stressante. Ci siamo riforniti di iperpozioni, superpozioni, tutto quello che ci serve, insomma. Io ho svaligiato il centro Pokémon. Svaligiato tutto, Michelle. Ho comprato tutto. Tutto, ragazzi, abbiamo preso tutto. Allora, bicicletta, qua avevamo già battuto tutti gli allenatori, quindi possiamo anche andare abbastanza speed. Sì, a parte quando ti fermano a parlare. Ah, sì, assolutamente. Allora, scendiamo giù di qua. La grotta dovrebbe trovarsi lì. Quello è un fungus. Entriamo. Hai già fatto la cattura? No. Prima cattura. Vediamo. Non sarebbe male se fosse femmina. Povera Michelle, ragazzi. Mi viene da dire solo questo. Povera Michelle. Perché se era femmina non era, perfetto. Male. Non era male, cavolo. Era perfetto. Vedo anch'io chi mi trovo nella grotta. E per forza. Anche se ormai, ragazzi, ho un bel team. Anche una bella scorta nel box, eh. Cosa? Quindi... dove devo andare? È sotto. No, io ogni volta sti polveroni. Te è andata bene, te è andata veramente bene. Stavo già. Ti è andata veramente per bene. Per lanciare la tastiera e andarmene. Allora, vedo io chi c'ho. Dovremmo trovare una specie di porta che ci porta a un giardino freddissimo. Quello tra nebbia. No? Sì, quello là dovrebbe essere, brava. Allora, però intanto voglio cercare qualche altro Pokémon. Sì, assolutamente. No, 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 no. Snorunt. Ma io ho già Elsa. L'avevi già catturato? Eh sì, io. E allora non vale. Cioè Snorunt dovrei catturarlo per farlo rivolvere un'altra Elsa ancora. Praticamente vale, perché si può evolvere anche in Glale, quindi. No, è una femmina, quello si evolve per forza in. Ah no, è vero, perché è femmina. Allora no, ragazzi. Cioè, se era maschio. No, no, non vale, puoi ritentare, perché già l'hai catturato in un percorso, si vede. Però io prima di andare là voglio esplorare un attimo questa grotta. Anch'io. Perché effettivamente ci sono un po' di sassi, un po' di cose. Magneton. Fai una cosa, non fare la cattura qua, ma falla nell'acqua. Usa repellente e falla nell'acqua, fidati di me. Ok. Perché già hai incontrato Grumpy, che già trova tutti quelli, potresti trovare le femmine. Okay? Ok. Allora, seguirò il tuo consiglio. Sì, fai nell'acqua, usa repellente e fai nell'acqua. Così che puoi tentare in qualche Pokémon d'acqua randomizzato in qualcosa di decente. Che è tutto un dio. Perché tanto troveresti questi qua maschi o. O femmine? Sì, o femmine, quindi. Stai replente? Sì, sì. Ok. Io intanto vado fuori allora. Anzi no, devo farlo anch'io la cattura, cosa dico? Allora. Ah, però non so se bisogna andare là sotto. Secondo me è troppo facile se dovessi andare sotto. Eh no, però c'è anche un'uscita qua, lo sai? Ah, io ho trovato pietra solare. Camuffamento. Niente, ragazzi, strumenti bruttissimi stiamo trovando. Forza l'abbiamo? Io ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Io ragazzi non ce l'ho. Proprio lo strumento vorrei prendere in effetti, eh. Sto parlando con tutti i massi. Ah no, qua bisogna andare, mi sa. Forse, non lo so. Ok, affilartigli.
E intanto continuo a fare avanti indietro finché non mi piace. Ma trovo un sacco di strumenti nascosti, raga. Però forza la devo prendere. Cioè, perché posso prendere un sacco di cose, lo sai? Forza. Io... Forza, secondo me ci vuole. La insegno al volo a qualcuno. Nell'acqua? Che sfiga, Michelle. Che sfiga. Lo devo catturare per forza. Eh? Lo devo catturare per forza. Anzi, insegno forza a qualcuno tanto per... Io a qualcuno che ha qualche mossa inutile, tipo Jet. Gliela insegno per forza, ragazzi. A qualcuno al volo, poi gliela levo. Tanto prima della lega, poi ci risistemiamo tutta la squadra. Gli vado a levare carcedente, intanto non serve a niente a lui. Sti cavoli, tanto ragazzi, poi gli rilevo e insegno mosse buone. Levito roccia, grande mossa inutile, ma... Mi dispiace per questo, Michelle, che ti fa. Prendilo comunque, catturalo. Eh sì, è quello che sto facendo. C'è Tangro. Tangro, se non te lo dici, te lo definisci Pokémon forte. Potrebbe essere una valida alternativa da Bomas, no? Allora, butto giù questo, ragazzi, vedo se c'è qualcosa. No. Sì, l'astraferro. È importante insegnare forza perché puoi spostare un sacco, esatto, di strumenti. Mi dispiace avergli levato calcio al dente, ma tanto c'ho Typhlosion. Eccola qua, Tangela. Chiamala Angela. Eh sì, infatti, ma lo volevo fare io. Non mi copiare. Allora, poi scendiamo giù di qua. Tu l'hai trovato? Eh? L'hai trovato? No, no, ancora no, perché sto spostando no, massi. No, ho dimenticato di dargli il soprannome, vabbè, glielo darò. Guarda, sto spostando tutti i massi per ottenere l'astra geo, l'astra... Ragazzi, sto trovando un sacco di lastre per... Senti, io per sbaglio ho dimenticato di dargli il soprannome, poi glielo darò. Comunque si può uscire anche di qua, guarda. Vedi? Dove eravamo, dove non potevamo andare. Baccaperina? No, forse è sbagliato uscire di qua, no? Infatti vedi che il ponte non... Non lo so. Questo potrebbe essere che è un altro percorso. Percorso 13? Ma dove stai andando? Non lo so. Ah, capito. Bijou roccia. Sto cercando, ragazzi, di ottenere più strumenti possibili. Sì, però... Percorso 13. Altro strumento, moneta, amuleto, ragazzi. Sto ottenendo veramente troppi strumenti. Sei uscita di qua? Non è là. Sì. Non bisogna andare là. Ah, però qua potresti fare una nuova cattura. No, il percorso 13 già ci siamo stati. Dove già ci siamo stati? E si ricollega semplicemente, Guarda, vedi dove siamo? Sì, siamo già andati, vedi? Già fatta la cattura. Già fatta qua. Mannaggia. È una scorciatoia, ragazzi, che tra l'altro è utilissima, quindi top. Ciao, vediamo cosa posso trovare. Sai dove devi andare? Vigor fascia. Però fossa gigante è anche qua fuori, Cioè fossa gigante è sia qua fuori ma anche dentro? No, dentro è una caverna. Sì. Sì, no, anche dentro fossa gigante. Cioè sia dentro che fuori, quindi non so. Comunque è qua, secondo me, Michelle, guarda un po'. Da queste due reclute, eh? Sì, sicuro. Denti di drago. Ah, no, non è qua. È sotto, allora, usciamo da sotto, va? Aspetta, io sto cattura? Andando a vedere cosa c'è. No, bijou terra, ok. Ok. Io, ragazzi, vado giù di là. L'effetto è finito, vediamo cosa posso trovare la fossa gigante. Vediamo un po'. Primo Pokémon. Oh, Corphish. Non male. Femmina. Maschio, brutto, mi interessa. Insomma, non mi interessa. Nel già, caso ti morisse, proprio. Già ho un sostituto. Chi? D'acqua. Chi è? Wilmer. Cioè, Wilmer. Già, è vero. Usciamo e siamo fuori, ragazzi. Eccoci qua. Questa è sempre fossa gigante, quindi non è un, no, un nuovo percorso. Vieni da questa parte. Qui aspetta, abbiamo un momento. Vorrei provare a parlare con i suoi vecchi. Allora, fammi parlare, vediamo un po'. Ehi, ma quante volte ve lo devo ripetere? Testoni che non siete altro. Il vero scopo di Gegis era quello di conquistare la regione di Unima. Non ha mai voluto liberare i Pokémon. Quella era solo una scusa. Anzi, i Pokémon sono stati quelli che ne hanno pagato le conseguenze. Però ne spari di stupidaggine, nonnetto. Per chi mi prendi? Non starò a sentire le frottole di uno sporco traditore. In effetti. Senti adesso quanto aggressivo, Tony. Non funziona. Ehi! Vabbè, ma stai tranquillo, Levatevi dai piedi se non volete farmi male. Farci male noi? Stai attento tu piuttosto. Mi riprenderò il Pokémon che avete rubato. Non vi aspetterete mica che dia ascolto alle vostre minacce. Dobbiamo lottare insieme a lui? Già. Lotta in doppio? Già. No, singolo. Singolo, meno male, dai. Ci è dato anche di fortuna. Ok. Allora, perché avevi lotta in doppio però così? Lotta in doppio a me allora. No, anche a me era così, ma sei sicuro? Ah, allora uno contro uno. Strano, devo dire strano. Infatti anche io mi aspettavo una lotta in doppio. Ah, due
Pokémon da parte di Lady. Già che si chiama Lady. Beh, il nome è una garanzia. Piplup. Troppo bello Piplup. Ma nel campo Etra contro Piplup siamo in svantaggio di tipo. Un Empoleon che è un Samurott onestamente. Assolutamente. Tuono pugno su Piplup, ragazzi, dovrebbe shottarlo. Croton. Teniamo lui. Acqua. No. Terra. No, tipo niente acqua, dico. È terra sì. Erba. Non lo so. Non ti preoccupa. Ce la posso fare. Snivy. Madonna, Snivy e Piplup mi ha mandato, ragazzi. Oh. Lotta tra starter, in quanto io ho Stayflusion. Stayflusion. Eruzione. Madonna quanto è forte, ragazzi, questo Pokémon. Ma perché hai detto così proprio Stayflusion? Stay Transol. No, Stayflusion. Battuto. Finito. Quello tu? Insieme praticamente. Hai visto. Poi lotta tra tutti i starter, Blaziken, Grotol, Piplup, Snivy, Etna, guarda. Vediamo. Ci ringrazierai, immagino. Ragazzi, come stanno i vostri Pokémon? Ecco per voi. Bene, ci sarà utile. Non possiamo usare. Che stronzo. C'è stato il rivitalizzante Max. Per venire una ricarica tot. Sarebbe stato veramente tot. Invece che top. Andiamo avanti, va. Voglio morire. Tieni, anche per tua. Per tua? È per moi e per tua. Date, paffanse. Tu, Tony, il Pokémon che sta cercando nelle mani del trio oscuro. Parlano di quei tizi vestiti da ninja. Ma dobbiamo ribattere ancora altri allenatori. Mi sa di sì. No, dai. Se adesso dobbiamo solo andare avanti. Voi andate avanti, vedi, ce l'ha detto. Sì, ma lui è passato sopra gli alberi. Cioè, non so se hai visto, ha proprio scavalcato gli alberi. Tony, adesso scavalcherà gli alberi. Dice? Sì, guarda sulla destra. Qui. Allora, intanto qua io ho visto una Pokéball. Zoom lente. Zoom lente, ottima. Ragazzi, qua la cattura non si può fare. Ma perché no? Ma sei sicuro che non sono è due È sempre lo diversi? Stesso percorso, no? È sempre la fossa, è sempre fossa. Altro strumento. Conostropoli, beh dai, onesto. Conostropoli hai trovato? Buono, Hai trovato il conostropoli, io invece ho trovato, vediamo un po'. Dove sto andando? Ragazzi, dai, speriamo in un MT forte. Zinco, che palle. E... Dov'è l'altro strumento? Qui. Super repellente. Madonna, ragazzi, che sfiga. Ah, sono già arrivato. Sì, ci vorrebbe qualche MT decente, in effetti. Guardami quanto sono lento. Che poi mi fermo proprio sul bordo, no? Quindi è anche positiva qualcosa. Vai avanti, va bene. Sì, c'è giusto qua, vedi. La nave. Ok, la nave sarà lunghissima, ti avviso. Sarà proprio lunga. Quindi non devo andare qua. Allora, noi siamo andati qua, giusto? Sì, ma non è qua. È sbagliato andare qua. No, dobbiamo andare dall'altra parte. Ci dovrebbe essere tutto un meccanismo di... No, se dove sono andata io non c'è da andare. Allora qua. C'è Kyurem. E sì, lo vedete tutti. Ma non c'è da andare qua. No, devi andare tutto sotto. Tutto sotto, 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 sotto. Ok. Vai tutto giù. Dove c'è il... La parte... È là. Basta Team Plasma. Ma sarà pieno qua, preparati Basta. Qua sarà veramente pieno. Lotta in doppio immagino, sì. Vero? Lotta in doppio, ragazzi, là mi sento subito i Pokémon da lotta in doppio. Cavolo. E c'ha ragione pure te, me non lo sapevo. Ce l'avevo già settati. Lotta 6, mamma mia ragazzi, mamma mia. Tu mi scegli sempre stessa tecnica, ricorda Sì, ma ormai la conosci la tua tecnica per andare avanti. Sì, ma devo togliere assolutamente Sandy. Sandy, hai paura? Non puoi fare manco terremoto. No. Perché c'hai Blaziken. Allora, intanto facciamo un nero pulso su sto No, potresti boostarti tranquillamente con un po' di calmamento e poi... Ma serve. Sei sicura? Sì. Pokémon, allora, chi mandiamo visto che c'è un cavolo di Archeops? Exeggutor e Geodude. Io manderei Stile. O Ariel. Anche Ariel. Ariel è perfetto. Sì. Però Surf però ti colpisce anche Apollo. Sì, ma infatti non lo farò. Proverò a fare altro. Ok. Zuffa. Colossario deve andare giù. Anzi no. Perfetto. Facciamo. Per shottarli entrambi. Voglio fare un... Vabbè, Zuffa per forza lo devo fare. Anzi, potrei fare addirittura eruzione. Ma tanto, ragazzi, andrei a sprecare e basta. Quindi vado di Slavina su Exeggutor, va? Proviamo così. Non so se uccido Exeggutor, ma sicuramente il Geodude lo faccio fuori.
quello è poco ma sicuro. Ok. Togetic, il meme, ragazzi, attenzione. La difesa di Etra diminuisce, questo potrebbe essere un problema, siamo attenti. Punto a ucciderli giusto i prossimi due Pokémon. Devastomasso. Devasta. No. Devasta Dragonite dovrebbero chiamarlo. Guarda quanto mi ha levato. Guarda che infame. L'ho notato. Ariel generatore V. Guarda, brucia tutto. Oh. Ah, è vero, perché c'è il generatore V tra l'altro. Ma ok, ma no, quanto mi ha levato Devastomasso? Hai visto quanto mi ha levato? Sarà Wobbuffet il prossimo Pokémon e... ragazzi, bisogna c'è lo di eruzione perché c'ha tutti i PS. Bisogna c'è lo di eruzione, però lascio Dragonite. Ci provo anche se la mia difesa speciale difesa è un po' poca, ma ci proviamo lo stesso. E Dragonite, per salvarmelo, gli vado di un volo. Quello che potrebbe essere più problematico, secondo me, è Wobbuffet, quindi faccio un volo su di lui. Mashstomp. Ah, Mashstomp è tosta. Te la rischi, rischiatela un po'. Diefa. Tutto su Mashstomp. Per forza. Calcola che se fai volo però tutte le mosse andranno su. Non lo so. Boh, vediamo. Cavolo, entrambi. Entrambi si sono salvati per un pelo. Madonna, ragazzi, Dragobolide e Paragello evito entrambi gli attacchi. Cioè, Etra usa eruzione. Guarda Etra quanto è forte, guarda che roba. Cioè, eruzione nelle lotte in doppio, ragazzi, è troppo utile. Se avessi due Etra sarebbe veramente devastante usarli le lotte in doppio. E Dragonite resta in volo praticamente. Cioè non fa niente. Eh sì, perché Dragonite adesso missa. Eh sì, fallisce. Nidorin. E se non è un leggendario, ragazzi, faccio un'altra eruzione. Motim. Ok, li shot entrambi. Io sono concentrato. A posto. A posto, ragazzi. Onda faccio sana. Eruzione su entrambi. Mi dispiace che spreco tutti queste eruzioni, però. E poi ci vado di Slavina su Nidorina, perché Motim tanto muore, sicuro. Boh, morti entrambi. Io ho finito. Oh, io no. C'ha anche adesso la difesa speciale di Nidorina. Di molto occhio, perché... se ti fanno una mossa acqua, una mossa super efficace, te lo ammazzano. Cambia subito Blaziken, secondo me. No, va giù, almeno ammazzo qualcuno. Sì? Okay. Adesso me lo curo in qualche modo. No, adesso c'ha la difesa speciale di mia vita, di attaccare per primo. Ok. Adesso c'ha la difesa che è morta, Banette e Marston per uccidere quell'altro. Il generatore V su Marston. Anche se era meglio l'incontrare. Sì. Vabbè. Ma dovresti battere col generatore V, Tanto c'ha poco. Ah, quelli sale l'ammazza, ok. Generatore V forse lo lascia vita rossa, lo sai. Tanto ha già usato la mossa, quindi non rischio niente. Ok. Ok, io ce l'ho fatta, guarda. Vado te. Oh, ce l'ho fatta. Quanti ne mancano ancora? Mica ho finito, Manca ancora due, sa. No, quanto non ho ancora finito. Sì, ma cambialo a pollo. Sì, adesso lo cambio. 55. Il PS su è buono ad Etra perché con l'eruzione toglie in base a quanti PS ha, quindi è buono. Finirò più. Peccato che ho già finito l'eruzione, quindi... ecco, devo trovare la chiave, ragazzi. Ma più che allora, chiave, io devo trovare la parola. Io però poi, tanto con un Larvitar non dovrei rischiare, però me lo curo. Sei sicura? Sì. E invece lui lo cambio assolutamente perché non mi resiste. Ragazzi, qua bisogna batterli tutti. Bisogna cominciare a batterli tutti questi qua per ottenere la parola chiave. Ancora. Bisogna ottenere la password. Sono, mi sembra, 4 numeri, ragazzi. Che addirittura io mi ricordo anche, forse, dovrebbe essere 9909. E allora perché non possiamo balzarci tutto? Perché il tuo numero non lo so, mi sa. Cioè, oddio. Cavolo, ragazzi. Aias. Attenzione ai regi. Sono forti. Sì. Allora io ci vado di Zuffa. Spero di shottarlo. Vediamo. Secondo me lo shotto. No. Zuffa. Finito!
Boom, morto, ok. Finito anche tu? Sì. Ce la facevo più. Dovrebbe essere il 99.09 la chiave, ragazzi. Io ci provo. Ma io adesso vorrei curarmi Pokémon in qualche modo. Cioè, mi ho perso un sacco. Devi curarti, sì. Super Potion. Super pozione? Sì. 2 30 26. Tiranno contro Electrode. Io ho un etere da qualche parte. Che tiranno, ragazzi, Thanos non lo sto usando tantissimo, vi dirò la verità. Allora, dove dobbiamo andare? Qua, teletrasport. Mi manco tempo di arrivare. Piena taglio. No, tu invece devi trovare gli interruttori, tu. Io la chiave e tu gli interruttori. È l'incontrario di quello che abbiamo fatto nello scorso episodio. È l'incontrario, ragazzi. Che voglia. No, diciamo che... Sei più fortunata. Dici? Sì. Sei più veloce. Cosa stai facendo? Era la cannuccia del tè. Perché? Che era buona. Ah, capisco. Dai, fatemi passare. Ci metteremo un bel po', ti avviso già adesso, Prendete dei popcorn e mettetevi comodi. Facciamoli un su Mie Shao pietra taglio, che dici? Ci può stare. Insidia. Ok, io l'ho battuto. Prova a inserire la chiave. Se va, io vado avanti. E dov'è la chiave? È la lettera. Ok, livello 49 per tiranno. Che non uso mai, però quando lo uso mi dà sempre belle gioie. Ok, battuto, vediamo, devi parlare con tutti. Cioè, almeno io devo parlare con tutti. Si tratta di un numero. Vedi, è un numero? Il secondo numero? No, è un 2 il secondo numero. Non è che ogni gioco cambia. Vuoi vedere che è così? Aspetta, vediamo un po'. No, prima devo inserire la chiave magnetica. È come ho fatto io. E poi bisogna trovare la chiave. Ma dai. Finirà più. Ragazzi, non finirà più veramente. Cioè, sarà devastante, sarà. Vabbè, staremo qui per un po'. Sì, sarà devastante, Michelle. Io non ho fatto fuori uno. Va bene, altra recluta. Ci metteremo un po' per ottenere questa chiave. E sarà abbastanza anche noioso, penso. Sarà dura, sarà anche dura. Perché, guarda, io ho sconfitto questo, ma mi avesse dato un qualcosa, no. Voltorb. Me la rischio. Golduck. Va bene, non rischia, ragazzi. Tanto è singolo abita, non ha nulla da perdere. Ho capito, però. È singolo, non ha nulla da perdere. Surf. Vabbè, per forbecco, ragazzi, dai. Ci può stare. Il problema è di Golduck è che è un po' lento. Trovato moneta muleto. Madonna, affogato Electrode. Voltorb. Morto Voltorb. Bravo Paperino. Incredibile. C'ho tutta la squadra draghi. No. Ho tutti i draghi. Cose potentissime. Poi arriva Paperino. Volevo schivare tutto invece. Tanto di parlare. Prima o poi tocca. Che cos'è che mi dice? Due dei quattro numeri sono uguali. Kyogre. Ragazzi, mi ha dato un suggerimento molto buono. Mi ha detto che, vediamo un po', sono dei quattro numeri, tre sono uguali, ragazzi. Quindi se tre sono uguali, secondo me è 2202. Secondo me è 2202. Mi manca soltanto la chiave. Proviamo? Papà, aiuto. Barbalder. Non ho alternative. Barbalder. Sappi però che ti fa un calcio ardente o una mossa di vittini, puoi dire addio a Barbalbero, io posso dire addio al mio etero. Ti farà male comunque, sappilo. Ti farà tanto male. Bacci subito di petalo. Danza, provaci, ma... No, te lo sei giocato. Ansia. Vai giù di sì! Mamma mia, che cazzo di rischio che ci siamo corsi.
grazie. Porca puttana. Te la sei rischiato pure te. Oh, sto barbaro mi ha rotto il cazzo. Tutte le volte rischia, eh. Ma va bene. No, perché sì, vabbè. Ho sbagliato io, ragazzi. Sono un tipo buio, giustamente. Aia! Oh. Mazza, oh. Troppo. Ma che sta venendo? Guarda, senti il diluvio universale fuori. È la furia di Kyogre. Allora, invece mi sono cagato un attimo sotto. Minchia, se non lo buttavi giù lui ti faceva giudizio un'altra volta dopo. Era morto. Poi sì che arrivava il tuo giudizio là. Vabbè. Tipo addio, grazie. Pansige. Grande fungo. Pansige o che scimmia è? Erba. Magmatore. Magmatore? Mazza se piove. Chiuso la porta in diretta. Sono uscito fuori dallo schermo. Si sentiva magari la pioggia sotto, tipo. No, ragazzi, registriamo con la finestra aperta perché sennò non vogliamo morire. Allora, un interruttore l'ho trovato. Brava. Ok, quindi ok. Di trovare 4. Lo so. Vabbè, stanno là, No, quello ho già preso. Già, quanti ne sbloccati già? Uno. Uno solo? Sì. Vabbè, vai su quelli pedali là e dovresti arrivarci lo subito. No, ma quello l'ho capito. Il medico. Il medikit. Volevo andare da lui. Tanto è inutile, ho capito che. Dovrò farli fuori. Ok, io ho ottenuto la chiave. Esatto, guarda. Adesso, ragazzi, questa io so. Questa ne ha tre. Adesso io provo, ragazzi, a inserire il numero. Proviamo a inserire questo numero. Ce la faccio, vediamo se effettivamente sarà così quel numero oppure no. È tutto un dire. Sto usando le pozioni max sbagliatissime che sono costano un botto. Esatto. Iperpozione, ragazzi, ci siamo. C'hanno tutti pochi PS i miei Pokémon, veramente. Dovrei usare un po' di pozioni normali, ma non ce l'ho. Super pozioni di queste qua devo usare per forza. Oh god, che ansia! Ma che hai io? Come sei matta? Remoraid. Ragazzi. No, non posso passare. No. Salvi occhiali. Che c'è, Michelle? Che problemi hai? No, niente. Ma quanto sei matta? Stavo pensando, Remoraid. Acqua elettro. O acqua e basta. Ma sei matta? Non lo so. Don't judge me. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Sto tornando indietro. Sto tornando, verde. Sta tornando. Allora, ragazzi, io provo a inventarmi il codice. Vi giuro, non so com'è. Ve lo giuro, perché pensavo che fosse 9909. Adesso proviamo a inserirlo. A caso, vediamo. Allora, secondo me ha detto che tre numeri sono uguali. Quindi, secondo me è 22 02. Secondo me è così. Boom! Vedi che cosa che mi ricordavo dei vecchi giochi? E mi salto tutti! Mi salto tutti! Oddio, c'è Kyurem, guarda! Cioè, io vabbè! Ti sei curato? Dimmi che ti sei curato! Non pensavo partisse la sfida contro questo stronzetto! Pensavo! Ho dato uno sguardo in quella stanza e volevi. Ragazzi, comunque siamo arrivati a 30 minuti, quindi non pensavo di farcela in questa parte. Sono stato fortunato e quello mi ha dato il consiglio che tre numeri sono uguali. Quindi di conseguenza ci vado di psichico. Dovrei farli fuori tutti, Tu ce la fai? Sì, però ce la faccio più, finirò mai. Devi trovare quanto ti manca a te. Ancora tre me ne mancano di interruttore. Sennò io. Vabbè, Michelle. Sennò io finirò nell'altra parte e basta. Sì, ormai Michelle è andata. Ci lascia, ragazzi, Michelle. Ciao. Grimer, attenzione! Un tipo veleno non lo dovevi mandare contro il mio trans. Perché lui c'ha psichico. O comunque la combo trans Golda, che secondo me, ragazzi, è la cosa perfetta. Lui mette la pioggia danza senza sprecare un turno. E poi Golda malmena con la pietra d'acqua che c'ha, l'acqua magica. E poi ci malmena di surf stabbato con l'attacco speciale aumentato. Secondo Senti, me ma se io parlo con questo devo sfidare. Sì. Aspetta, adesso ormai abbiamo finito l'episodio, Michelle. Allora vado avanti a cercare per i pulsint.
Perché? Vieni in un croce. Girati. Sì. No. Ragazzi, battuto. Ok, noi possiamo terminare qui l'episodio. No. No, io finirò. Dai, finisco dopo. Ok, intanto vediamo cosa mi dice. Vediamo cosa mi dice. Oh, non posso dirci. Come ho potuto perdere? Ma non è finita qui. Il Benigrin è ultimo. E saremo noi del T-Plasma gli ultimi a ridere. Devo liberare Kyurem, ma lo libereremo nel prossimo episodio. Vabbè, io che faccio? Battilo. Se ne manca già ne a tre, non finirò più. Ah sì? Sì. Allora. Tre ne hanno ancora. Ciao Michelle, manda Barbalbero. Sì, ma quello lo so anch'io. Ci vorrà un po'. Non lo faccio io adesso, ragazzi, perché se lo faccio adesso poi parte tutta la scena. E la scena quella bella vorrei lasciare per il prossimo episodio, per quello. Io... tu che dici? Cosa? No, che faccio? Io inutile che vado avanti a cercare tutti i pulsanti, non ci muoviamo no, più. No, se no passano 40 minuti. E non so se devi attivare il pulsante adesso oppure no. No, aspetta, se no viene una parte troppo lunga. Troppo lunga davvero. Perché poi mi sembra che parte anche un'altra sfida, non vorrei dire. Lascia stare. Ah, viene anche ritirato. Vabbè, tanto me l'ha battuto Michelle. Capito. Il problema è che poi non puoi ritirarlo. Quello è il problema. Ottima mossa ha fatto quello, devo dire. Ha fatto un'ottima mossa. Bravo! No, ci teneva troppo al suo labbro. No, no, piuttosto uccidimi questo. Dai, tanto me hai vinto. Ci vediamo nel prossimo episodio, allenatore. Like, commento, iscrivetevi al canale. Solito, ma niente di iscrizione. Prendetevi un Dragonite!